Guardando l'Outlook 2018, le due parole chiave per Goldman Sachs Asset Management sono procrescita e preazioni. Riteniamo infatti che nel 2018 la gran parte dei paesi a livello globale registrerà una crescita e addirittura il 56% vedrà un'accelerazione della propria crescita. Quindi quando andiamo a costruire un portafoglio modello, nel 2018 daremo molto più spazio alle azioni rispetto ad altre asset class. Guardando la classe azionaria, stiamo privilegiando aree come Europa, Giappone, ma in particolar modo mercati emergenti rispetto ad altre aree a livello globale. Guardando ad altre asset class come il reddito fisso, sicuramente quest'area verrà penalizzata rispetto agli anni passati, ma vogliamo sottolineare come per noi l'area dei mercati emergenti sia anche interessante da un punto di vista obbligazionario. Millennials per noi rappresentano una parte della popolazione globale, in questo momento 2,3 billion a livello globale in modo aggregato, molto interessante, al punto che in Goldman Sachs Asset Management abbiamo lanciato una strategia di investimento proprio focalizzata sui millennials. Cosa andiamo a vedere di questa generazione che, ricordiamo, rappresenta gli individui tra i 18 e i 38 anni? Andiamo a vedere quella che è la capacità di spesa, ma soprattutto il modello comportamentale di spesa, che drammaticamente è diverso rispetto alle generazioni precedenti, baby boomers e generazione X. Perché? Perché quando si parla di millennials si fa riferimento anche ai nativi digitali, quindi una generazione che applica, utilizza, implementa la tecnologia nella vita quotidiana e chiaramente anche nel modello di consumo, al punto che rappresenta delle chiare opportunità di investimento sia sui trend che su settori. Per Goldman Sachs Asset Management l'appuntamento con il Salone del Risparmio è molto importante, perché rappresenta un'ottima opportunità di confronto con i clienti, con gli altri operatori del settore, di dibattito su quelli che sono i temi attuali e l'evoluzione del mondo dell'asset management non solo in Italia, ma guardando anche a quelli che sono i trend globali. Come temi abbiamo portato i temi millennials e i temi big data. Big data rappresenta un'area molto importante nella piattaforma di Goldman Sachs Asset Management, sulla quale studiamo e ci applichiamo ormai da tempo. Big data, millennials rappresentano comunque due trend in atto di cambiamento. Per cambiare ci vuole coraggio. Il nostro appuntamento alla conferenza qui al Salone è stato proprio con il professor Paolo Crepè, il coraggio di innovare e di innovarsi. La partecipazione è stata molto ampia e speriamo di aver potuto offrire degli ottimi dibattiti e spunti di riflessione.